Bentornati! Eccoci pronti per continuare la trama nel decimo episodio al distretto di Arius 2. Le cose si fanno toste. Possiamo entrare dalle catacombe da qui. Basandoci su come le truppe ci hanno trovate, lei sa già che stiamo per usare questo passaggio. State in guardia, non si fermerà di fronte a nulla. Lo so che abbiamo solo questa opzione di percorso, ma stiamo procedendo in modo troppo prevedibile. Non mi sorprende che ci ha trovate così facilmente. Siamo sicuri che questa è una buona idea? È la nostra unica idea. Siamo per andare in carica. Non c'è mai stata un'altra opzione. E pensare che la variabile sconosciuta che Sensei porta alla formula, al nostro piano, le farà comportare in modo cauto. Sono gasatissima di lavorare con Sensei. Farò del mio meglio per raggiungere le vostre aspettative. Ci aspetteranno dei soldati ben addestrati, delle truppe di Elite. Noi faremo strada e Sensei ci seguirà subito dietro. Dobbiamo sconfiggerle qua, se vogliamo avere una speranza di raggiungere Ime. Facciamoli a pezzi! コース開始。次のエリアへ。私が行きます。 確保完了。確保完了。痛そうですね。私にはこのくらいしかできないので。 Cosa? È apparsa Maika? No. Questo è inaspettato. Davvero? Lo stavo totalmente aspettando. Ah, sorpresa. Mizono, mica.
Questo è il mio nome. Suppongo che lo ricordi. Che cosa ne pensi della mia entrata in scena? Stavo cercando di fare la parte della figa cattiva avvolta dalla vendetta. Non ti sono mancata, vecchia amica? Perché questa faccia lunga? Sembra come se stai guardando una strega o qualcosa del genere. Episodio 11. Inseguitori. Mi sono mica. È il mio nome. Suppongo che lo ricordi, eh? Cosa ne pensi della mia entrata? Ho fatto la parte della cattiva vendicativa. Ti sono mancata? Sembra che stai guardando una strega. È apparsa da nulla dopo essere apparentemente scappata di prigione. Pare che l'ho fatto, sì. Volevo vedere le mie amiche. Intendo, avevamo dei piccoli lavoretti da finire, no? Giusto, Saori? Dov'è Sensei? Sensei era poco dietro. Pochi minuti fa. Mi state chiedendo come sapevo voi foste qui? Stavo prestando attenzione, sapete? Ho osservato le vostre metodologie ancora e ancora. Mi sottovalutate così, subito e facilmente? Quanto manca? Alla chiusura del passaggio. Circa 28 minuti. Se combattiamo adesso, perderemo entrambe e non raggiungeremo l'entrata in tempo. Perderemo? Siamo in fuga da giorni. Siamo tutte esauste. Il vantaggio tattico non è quello che abbiamo adesso. E non funzionerà nemmeno la forza bruta. Il supporto di Sensei ci ha fatti arrivare fin qua. Mi sono... Maika è la forza principale dietro al Tea Party. Un combattimento di forza bruta è esattamente quello che vuole. Per avere la meglio. Sicuramente pensavate che ero stupida, eh? Ma vi ho capite subito. In un istante. Sono io che ho iniziato il colpo di stato, se vi ricordate. So tutti i vostri punti chiave di riunione. Ma vi perdono completamente per non sapere tutto ciò. Ma vi dico che sono un pezzo grosso. Ma certo che non lo sapevate. Poi pensavate che ero una stupida ragazza cui potevate mentire, che potevate manipolare, di cui potevate approfittarvi. La nostra migliore opzione è ritirarci e raggrupparci in seguito. No, perderemo la nostra unica opportunità di andare ad Arius. Possiamo distrarla finché Sensei arriva qua. Questo... Ciao! Sono qua io, Mi state veramente ignorando? Sapete, è così maleducato. Non vi ricordate, vecchi... giorni in cui cospiravamo e tradivamo gli altri? Vi dovrò punire, voi bulle che non siete altro. Sta arrivando! Disperdetevi! Non combattete faccia a faccia! Ho appena sentito dei spari? Non riesco a raggiungerle. C.
ci muoviamo e seguiamo i suoni. Come fa a essere così forte e veloce? Oh! L'infame squadra Arius è tutta qui? Ah, ma eravate sempre così, state così scarse? Chiunque altro mi mostrerebbe un combattimento migliore. È ridicolo. Ah, ah. Ah? Dov'è la ragazza che non parla mai? Quella maschera strana. Va bene. La caccerò quando ho finito qua. Cosa c'è, Saori? Sono qui. Esposta all'aperto. Sparami! Hai finito i proiettili? Dannazione. Zaki. Oh, quindi adesso siete tutti amicini? Pensavo che la squadra senza cuore Arius, fatta di idioti, si occupasse soltanto delle loro stupide missioni speciali. Non sono così una grande fan di avere amici, ma le relazioni sono importanti. Sapete cosa? Avevo qualcuno a cui mi importava proprio in questo modo. Seiya. Vi ricordate che avete cercato di ucciderla? Ah. Non confondetevi. Non avete idea quante volte ho voluto schiaffeggiarla in faccia. Qualche volta mi fa proprio impazzire. Ma sapete? Se Seiya finisce ferita, io divento così ansiosa che non riesco a pensare ad altro che la sua salute. Quindi immaginate come mi sono sentita quando ho saputo che Seiya era morta. Sono diventata completamente pazza, folle. Sentimenti sono così stupidi. L'ho anche odiata e volevo farla soffrire delle volte, ma era preziosa per me e non volevo che morisse e non volevo diventare un'assassina. Ma ora non importa più. Misaki? Vi ho detto di insegnarle una lezione, non di distruggere il suo alo. O sbaglio? Beh, suppongo che non si possa dire che io sia completamente senza colpa. Ho circa rovinato tutto. Ma sapete? Mi sono resa conto di qualcosa. Per colpa di questo incidente, ho perso tutto. L'accademia, i miei amici, la mia casa, i miei ricordi, la mia promessa con Sensei. Tornare alla normalità? Seconde chance? Ah! Che stupide fantasie che ho avuto. Non c'è una strada per me attraverso la quale io possa tornare indietro. Voglio che voi soffriate, Squad. Saori, ti farò percepire e sentire il mio dolore. Capirai la mia perdita, la mia sofferenza, il mio cuore che si stringe. È solo giusto. Fermati, Maika! Sensei? Sensei? Maika, ma che cosa ci fai qui? Io, ecco, veramente non capisco. Perché? Sensei? Perché sei con la squad? Questo non dovrebbe succedere. Non pensavo che Sensei sarebbe stato qui. Non volevo che tu vedessi questa scena. Eccole. Da questa parte! Vision Maika è qua. Sparate a volontà. Maika! Arius ci insegue, Sensei. Dobbiamo lasciarla qui. Maika, torna a Trinity.
spiegherò tutto. Da quella parte. L'incontro con la squad è stato confermato. Il passaggio si sta chiudendo. Sbrigatevi. Entriamo nelle catacombe con la squad. Correte. Siamo vive. Ce l'abbiamo malapena fatta. Dobbiamo mettere più distanza tra noi e loro e seminarle. Andiamo. Ha ragione. Sensei, stacci vicino. Da qui in poi il percorso è complicato. E non c'è nessun segnale. Quindi se ti perdi, sarà per sempre e per l'eternità. Speriamo di evitare questo esito. Arius è da questa parte. Maika. È scappata alla prigione per vendicarsi nella squad? Sono scappate nelle catacombe. Le seguiamo? Possiamo ancora farcela. Le seguite? Oh, oh, oh! Aia! Mi sono Maika? Oh, rinforzi? Mi sono Maika. Tu supportai la nostra causa. Per favore, lascia questo posto immediatamente e non ti attaccheremo. Mi spiace, ma penso di aver sentito male. Pensate di forzarmi ad andare via? In questo esiguo numero in cui siete? Ah, ah, ah. Pensavate di avere il vantaggio perché sono una sola? Non si può curare la stupidità. Dove è andata la squad? State prendendo tempo per loro? No, stavamo inseguendo la squad sin da quando è accaduto l'incidente dell'Eden Treaty. Eh? La squad ha tradito Arius e ha cercato di scappare. Ci hanno dato l'obiettivo di inseguirle e eliminarle. Veramente? Tradito e scappate via? Ah ah ah! È sempre più divertente! Hanno tradito la loro stessa scuola? Ma com'è possibile? Ah, capisco. Questo è il tuo grande finale, Saori. È questo che succede quando un cane da caccia perde il suo obiettivo, eh? Inizio a capire. E Sensei? Sensei? Ti stai mettendo a rischio per aiutare qualcuno che è in crisi di nuovo. Oh cielo. Inizio a capire. Arrenditi, Maika. E abbassa le armi. Puoi andartene e sarai perdonata se te ne vai adesso. Report in arrivo. Il sensei di Sciale sta accompagnando la squad. Cosa? Dobbiamo far report immediatamente a Beatrice. No. Mi stavate ascoltando? La squad è mia. E voi non toccherete le mie cose. Sapete cosa succede alle persone che inseguono le cose che non gli appartengono? Ve lo insegnerò tutte le volte che è necessario. Fuoco! Fuoco adesso! Non hanno fatto niente. Episodio 12. Distretto di Arius. Quindi, per suo ordine, Atsuko è stata portata alla basilica
del distretto di Arius. Questo è tutto quello che so. Siete andate al distretto di Arius con Sensei per salvare la vostra amica? Ma guarda un po'. Ah. Perché Sensei è sempre così in forma e sempre mischiato su tutto? Ma eppure questo non mi fermerà da portare avanti la mia vendetta. Mi odieranno tutte, vero? Forse anche Sensei, ma non mi posso fermare. Non lo farò. Non perdonerò l'Arius Squad per quello che mi hanno fatto. Non importa che mostro devo diventare per portare avanti la mia vendetta. Quindi non ti mettere in mezzo, Sensei. Libero, venite su. Andiamo su, nel buco, nel tetto. Avevo ragione. Non è protetto. Non c'è nessuno, da nessuna parte. E questo, il distretto di Arius? Una volta, ora è solo una vecchia area abbandonata. Il vero distretto è molto più lontano. Dobbiamo avvicinarci con cautela. Ci sta aspettando. Questo era un posto di addestramento una volta. Una locazione di addestramento. È un sito storico attualmente, effettivamente. Ma è stato convertito in locazione di addestramento dopo che la guerra civile è finita. C'è stata una guerra civile? 10 anni fa. Il distretto di Arius era stato diviso in due e la guerra era ovunque. Qualsiasi studente di Arius te l'avrebbe potuto dire. Mi avvicino per sentire meglio. Ho attirato la tua attenzione, Sensei? Non è eccitante come pensi. Non ha nulla a che fare con la nostra attuale missione. Io ti ricordo questo posto. Ho incontrato Atusa per la prima volta qua. Penso che era addestramento di tiro. Ci stava tirando giù per aver subito per essere stata sgridata, visto che aveva disobbedito agli ordini. E la stavano menando. Nessuno ha detto nulla. Ho solo guardato terrorizzata. Ma si era alzata ogni volta. Non importa quello che l'insegnante faceva e quante volte la menasse. Mi ricordo che piangevo perché pensavo che il suo alo sarebbe stato distrutto da quanto lo menavano. E poi Saori, intendo leader, è arrivata correndo. Non abbiamo il lusso di poter ricordare il nostro passato adesso. Qual è il piano, leader? Potremmo avere Sensei da nostra parte, ma non possiamo combattere l'intera scuola. Come dovremmo procedere? Leader? Sorry? Leader? La febbre. Stava resistendo fino adesso. Tutto questo tempo. Fino adesso? Ma quando si potrebbe essere ammalata? Mi aspetto che è stata ammalata da sempre, praticamente. È ferita, è stata in corsa e in fuga per giorni, per 4 giorni di fila. Il suo corpo le sta facendo pagare lo scotto. Possiamo fare qualcosa per aiutarla? Tiro fuori un soppressore di febbre.
Le tasche di Sensei sono magiche. C'erano delle medicine all'interno. Sei ben preparato. L'ho preso da un posto magico chiamato Combini. Convenience Store. E ho anche medicine digestive. Dolcetti per gatti. E una tavoletta di cioccolato. Lo sapevo. Gli adulti sono spaventosi. Che sollievo. Ecco, leader, questo aiuterà. Leader, sta veramente soffrendo. Per adesso riposeremo un momento qua. Non c'è altra scelta, suppongo. Volete che faccia la guardia? Faremo a turni. Devi riposare anche te, Iori. Andrò per prima. Sensei, dovresti riposare anche te. Grazie, Misaki. Svegliami se qualcosa succede. Sei la migliore, Misaki. Mi sono seduto in un angolino e mi sono addormentato rapidamente. Sveglia. Sensei! Finalmente! Puoi sentirmi? Se puoi sentire la mia voce, per favore. Aiuto, sono intrappolata. In un posto che non è né sogno né realtà. Non so quando potrò fuggire. Non ho molto tempo, ascoltami attentamente. Ho fatto un errore. Ho trovato Gematria in un sogno e ho rinviato il loro meeting. Beatrice, che comanda il distretto di Arius, stava cercando di fare qualche rituale alla Basilica di Arius. La fine. La fine di Kivotos arriverà con la conclusione della cerimonia. Non so cosa sta esattamente facendo, ma è chiaro che il risultato finale sarà la distruzione totale e la nostra disfatta. Sembra che stia tentando di evocare qualche tipo di essere a Kivotos, ma non sono sicura. Ma sono stata soppressa da Beatrice in un sogno lucido e ho incontrato qualche genere di essere da oltre la mia coscienza. Sono stata esposta troppo e il mio corpo ha iniziato a rompersi. E io ho ferito Maika. Ero così spaventata, avendo confermato che le mie visioni parlavano davvero del futuro di Kivotos. E mi sono avventata su di lei, l'ho incolpata. E poi lei è rimasta lì a vedere il mio corpo che iniziava a cedere. Ogni scelta che faccio, finisco sempre per ferirla. Maika si incolperà e farà qualcosa di cui poi si pentirà, io lo so. Se Beatrice avrà successo, porterà Kivotos alla sua fine. E Atsuko dell'Arius Squad sarà sacrificata nel rituale.
Intrappolata qui, non c'è nulla che io possa fare. Tutto quello che posso fare è sperare che mi senti. Ehi, Sensei, per favore, stai attento. Beatrice ti vuole morto. Sensei, devi capire che tu da solo non puoi risolvere questo problema. Hai fatto così tanto per noi. Ora, dacci l'opportunità di sobbarcarci di parte del tuo peso. Riuscirò a fuggire da qui in qualche modo. Fai sapere a Nagisa e alle altre tutto quanto e fai tornare Maika indietro. Sarà il mio turno di scusarmi. Quindi, Sensei, Sensei, se puoi sentire la mia voce, per favore. Scappa, Sensei. Devi andare più lontano possibile dal distretto di Arius. Altrimenti tu... Episodio 13. Old Story. Una vecchia storia. Seiya. Maika. Sensei? Mi spiace di averti svegliato. Hai avuto brutti sogni? Ci siamo abituate. Ma non è facile dormire in un ambiente come questo. Ho avuto qualcosa di simile a un sogno. Qual è la situazione? Stavo tenendo d'occhio con attenzione le condizioni di leader. La febbre è calata, ma sta ancora riposando. Non possiamo esitare ancora molto. C'è ancora silenzio, ma dovremmo lasciare nei prossimi 30 minuti. 30 minuti. Sì, qualcosa non va? Potete dirmi il resto della vostra storia? Quella è... Perché ti interessa così tanto? Siamo nemici di Shale. E non è una bella storia? Bene, suppongo che in questo momento abbiamo tempo. Il mio primo ricordo è Madame che dichiarava che la guerra civile era finalmente conclusa. Eravamo troppo giovani per capire. Non sapevamo nulla della guerra civile e nemmeno di Madame. Ha dichiarato lei stessa di essere la nuova presidentessa del consiglio studentesco e anche colei che possedeva e guidava Arius. Non ha perso tempo a impartire i suoi insegnamenti nell'Accademia di Arius. Tutto è invano. La vita è infine vuota. Le sue filosofie, la sua abilità di combattimento, la sua rabbia e il suo odio. Ci ha insegnato tutto ciò per formarci e per plasmarci nella sua armata perfetta. Ci ha anche insegnato che l'origine della nostra sofferenza era Trinity e che Gehenna non si sarebbe mai degnata di coesistere con noi. Madame ha inserito l'odio in noi, insegnandoci cosa voleva dire uccidere. Ci ha trasformato in assassine e ci ha fatto credere che assassine come noi non sarebbero mai state accettate nelle altre scuole. Era la nostra padrona.
ci ha detto che era un'adulta che ci avrebbe insegnato le vie del mondo, che dovevamo seguirla e rispettarla. Era un'adulta e non avevamo altro in mano se non il fatto di accettare i suoi insegnamenti. Chiunque si ribellasse sarebbe stato punito crudelmente, come Azusa e Hime. Sensei? Perché ha questa faccia spaventosa? Abbiamo fatto qualcosa di sbagliato? Non ho mai promesso una storia piacevole. La tua storia ha fatto arrabbiare Sensei, Misaki. Mi spiace, mi stavo chiedendo perché chiamate Atsuko Hime. Perché la chiamiamo Hime? Ecco, perché è Hime, no? Hime è sempre stata Hime per noi. E significa principessa. Una diretta discendente del precedente consiglio studentesco di Arius e della presidente. Quindi è un po' una principessa. La presidenza una volta era passata per eredità di famiglia. Quindi sarebbe dovuta essere la presidentessa del consiglio studentesco di Arius. D'altra parte, leader, Iori e io eravamo dei piccoli ladri che vivevano nelle baraccopoli fin dall'infanzia. Anche se era sempre il leader che ci trascinava in giro. Posso ricordare i bellissimi vestiti che indossava Hime. Aveva un aspetto così grazioso, comparato a noi. Leader e io l'abbiamo sempre ammirata. Anche se a Misaki non sembrava importare. Non è che non mi importasse. È che non vedevo ragione per esprimere la mia ammirazione. Davvero? Tutto questo tempo? Hime è gentile, soprattutto. E ha posto la sua mano a una ragazza depressa come me. E quando si è tolta la maschera, il suo sorriso ha riscaldato il mio cuore. Atsuko è preziosa. Anche per me. Quando la guerra civile è finita, ho saputo che Madame pianificava di sacrificare Hime. Non capivamo veramente. Sapevamo soltanto come accettare ciecamente quello che ci veniva dato. Sembrava naturale che la persona che ammiravamo di più avesse un onore del genere. Ma leader non l'ha accettato. Ha portato via Hime da Beatrice e l'ha riportata qui con noi. Non avrei mai pensato che una cosa del genere potesse essere stata portata a termine. Penso che leader abbia fatto un patto con lei. Altrimenti Madame non avrebbe mai consegnato Hime. Avrei potuto cambiare il fato di Hime se avessi seguito con fedeltà i suoi ordini. Ha detto che avrei potuto salvare non solo Hime, ma anche le altre. Quindi Hime ha nascosto la sua faccia e la sua voce e ha iniziato a attraversare un rigoroso addestramento con noi. Leader ha insegnato a tutte noi, a me, Iori, Hime e Azusa, che poi si è unita dopo. Ripensandoci, erano tempi duri. Ho ancora gli incubi di quei tempi. Leader era spaventosa quasi quanto gli adulti. E poi siamo state incaricate di essere
nominate Squad e siamo state utilizzate per portare avanti molte missioni per Arius. Ma non abbiamo potuto completare questa missione finale e Ime è stata portata via. Siamo diventate traditrici. Ci siamo unite con Sensei, che era il nostro bersaglio all'inizio, e tornate ad Arius. È una situazione ridicola. Mi è piaciuta la vostra storia. Leader? Sei sveglia? Ce la fai? Posso. Mi spiace di avervi messo in difficoltà. Sono così sollevata che potrei piangere. Io non so cosa fare. Almeno la tua febbre è calata. Ricordati però che non ti sei ancora pienamente ripresa. Non ti frustrare del fatto che non sei al 100%. Quindi, qual è il piano, leader? Andare a salvare Ime? Esatto, e a tutti i costi. Il nostro obiettivo rimane lo stesso. Andremo alla Basilica di Arius e salveremo Ime. E come ci infiltreremo nella Basilica? Lei sa che siamo qua. Ci ho pensato, quindi passeremo dal vecchio istituto della Arius Satellite School. Il vecchio istituto? Ma è rovine! Sta cadendo a pezzi da decadi ormai. Perché là? Ime mi ha detto una volta che il consiglio era stato costruito originariamente nella costruzione dell'accademia. E hanno fatto dei corridoi sotterranei tra la basilica e l'accademia stessa. Il consiglio ha costruito l'accademia di Arius? Ah, non lo sapevi? È stato il consiglio di Santa Giustina che ha supportato l'uscita di Arius dall'alleanza di Trinity. Coloro che effettivamente avevano denunciato Arius con più forza, in realtà hanno avvantaggiato la nostra fuga e ricostruzione. Il corridoio è antico. Io dubito che Beatrice sappia che esista. Ci infiltreremo nella basilica senza farci notare se tutto va bene. Ci sei stata? Sei sicura? Ne ho solo sentito parlare da Ime. Dovremmo trovarlo in qualche modo. Non mi piacciono tutti questi fattori incerti in un piano. Ma che altra scelta abbiamo? Sono troppi studenti da sconfiggere per arrivare all'obiettivo. Non ce la faremmo. Giusto. Normalmente non sarei d'accordo, ma abbiamo Sensei come backup se le cose volgono al peggio. È la nostra migliore opzione. Facciamolo. Oh cielo, la vita è davvero sofferenza. Il vecchio istituto non è lontano da qui. Ma non facciamo saltare la nostra copertura, o perderemo la nostra chance di salvare Ime. Affermativo. Andiamo, Squad. Da qualche parte nel distretto di Arius. Ah. Sono stata rinchiusa a mangiare torte per troppo tempo. Sono già stanca. Almeno sono arrivata al distretto di Arius. Obiettivo 1 completato. Chi va là? Ma tu non sei Misono Maika? Sono come una celebrità. Ciao. Buon tempismo. Da che parte si trova la Basilicata? Potreste dirmi la direzione? Intruso,
Contatterò le forze principali. No. Che maleducazione. Se urli nel mezzo della notte così, potresti disturbare il dolce sonno di qualcuno. Fuoco. Attaccare. Aia. Dannazione. Lo sapevo che sarebbe finita così. Grazie di aver seguito. Ci troviamo nella prossima parte. Bye.